Magico perché hai saputo mettere assieme una Juventina storica appunto come Samantha e sta facendo già così con la testolina un tifoso napoletano di quelli di Terrone quelli Doc. Terrone Doc. Però tu hai questa magia. Ho la magia che ho saputo che suo figlio Juventino è già tanto. Abbiamo anche sta sfortuna qua in famiglia. Non è una sfortuna, almeno gode, uno gode in famiglia. E... che era l'orario un po' deciso, no Stefano, per iniziare naturalmente la nostra serata, la nostra cena. Abbiamo già avuto modo di intervistarlo. Che gesta della Juve anni 90. Completamente aperta la nostra serata bianconera, andavano a trattare il loro ingaggio perché a quel tempo si faceva ancora così, e Monipelti, che era un aziendalista, era uno che cercava naturalmente di limitare il budget, quando arrivavano i senatori ma anche quando arrivavano i giocatori giovani come era Stefano Tacconi, amavano mostrare le foto dei trofei che avevano alle spalle, no Stefano? Perché ne vinceremo 6! Entriamo nella storia! Ancora un applauso e benvenuti a tutti voi! Tanto dell'84, Stefano, rivedendo quello dell'85, l'86, ecco, se io devo dire il Paris Saint-Germain, perché abbiamo vinto ambedue le coppe eliminando... Applauso che solo noi sappiamo fare per Stefano Tacconi, il portiere. Spegni la telecamera. Però Stefano, tu hai inaugurato, come dicevo prima, quel rapporto con i tifosi. Immaginate chi c'era in precedenza, possiamo dire, Dino Zoff. Immaginate quando lui arrivava sotto la curva a Filadelfia, forse non iniziava neppure con un saluto, lui era di poche parole. Invece Tacconi non solo questi grandi saluti al pubblico, questo coinvolgimento, ma come alzava la voce Stefano, dirigeva una difesa che poi era la difesa più forte del mondo anche grazie a te. A parte la difesa, insomma, io venivo da Bellino, che quando mi ha detto vai alla Juventus vedrai che non ti tira nessuno. Perché vedevo una grande difesa importante, io arrivo alla Juventus e purtroppo lì ho cominciato a parlare. No, io ho visto Trapattoni ultimamente, ci siamo incontrati e già era rincoglionito prima, adesso è ancora peggio. Io gli faccio sempre la stessa domanda, ma mi vuoi dire perché mi hai fatto fuori? E lui dice sempre da 20 anni che io lo so, tu lo sai. E io non sono cazzo, però va bene così, perché come si dice, quando c'è una disgrazia ti forgia, no? Cominci a capire che dici, ma il motivo in cui quella storia è successa, però insomma io sono uscito a novembre, eravamo quarti in classifica, sono tornato dopo 4 mesi che erano ottavi, vuol dire che non ero io.
Bruxelles purtroppo, anche qua bisogna ricordare i 39 morti. I 39 morti di quella disgrazia in particolare, che secondo me ancora oggi non si capisce, purtroppo non vogliono capire cosa vuol dire andare a vedere una partita di calcio con le famiglie, con i nipoti, con i figli, e purtroppo quella croce la portiamo avanti, e come Gesù ce la portiamo dietro, però sempre con un grande orgoglio, perché sono tifosi morti per la partita di Juventus. C'era qui, c'era presente con lo però insomma io sono orgoglioso di quei 39 morti, perché credo che sia stata la mia migliore partita fatta da Juventus, non posso raccontarla, però è giusto che io non la racconti, però è giusto anche che ogni anno che c'è questo avvenimento io vado a Reggio Emilia, vado a fare delle cose importanti, perché noi eravamo purtroppo artefici di quell'annata, e è una coppa maledetta, e spero che quest'anno, dopo tanti sacrifici, io credo che la Juventus, io come ti dicevo 6 anni fa, che avremmo vinto 3 campionati di fila, poi sono andato in un altro Juventus Club e ha detto vinciamo ancora 3 campionati, sono 6, e sta coppa, e quest'anno ha detto è la coppa è della Juventus. Oh. Anche, non può stare in vita di vendere la Juventus. E allora noi stiamo naturalmente questa sera giocando con apri le telecamere, spegni le telecamere. Anche perché potevano essere anche 3 mondiali, ci giocavo io al posto di Zingaro.